grazie alla pregiatissima collaborazione col dottor Benazzi, quale presidente della USL, siamo riusciti ad ottenere lo sblocco di questi pagamenti previsti per l'acquisto degli adattamenti dei disabili. Questi erano fermi dal 2011, ora sono stati appunto sbloccati agli anni 2011-2012 e nel giro di qualche settimana la persona che ne ha fatto richiesta, il disabile, dovrebbe avere in cassa questi soldi. Cifre magari non rilevantissime, ma per chi deve tirare avanti con l'assegno assistenziale sono assolutamente fondamentali, certo, perché magari per qualcuno i 300-400 euro possono essere irrilevanti, mentre per la persona che diciamo sopravvive, perché non vive con un assegno assistenziale che spesso non arriva ai 300 euro, questo contributo è assolutamente fondamentale.